Bentrovati alla seconda edizione del nostro TG Fuori Porta. Michele, bentrovato. Ciao Lucrezia, pure a te. Allora, cogliamo innanzitutto l'occasione, Michele, per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito la scorsa settimana, numerosissimi, grazie! Grazie davvero, è stato commovente ascoltare i vostri consigli e anche qualche rimprovero. Più che rimprovero, io lo definirei, Michele, un suggerimento per migliorarci, no? Sicuramente un suggerimento, Lucrezia, e mi è piaciuto anche lo spirito con cui la gente ha mandato delle email e degli sms. Bene, noi vedremo di mettere in pratica tutto quello che voi ci avete appunto suggerito, consigliato. Ci stiamo provando. Veniamo al dunque, la prima notizia della giornata è una notizia appunto che mi ha lasciato, Michele, senza parole, sbigottita, sgomenta e dir poco. Praticamente mi è giunta voce che, ve lo ricordate Giovanni Mucciaccia, il nostro conterraneo? No, perché se non ve lo ricordate ve lo mostro io. Lui, Giovanni, Attattac, il programma che andava in onda sulla Rai, ricordi? Quello della colla vinilica, eccetera. Bene, io ho saputo, anzi male, perché ho saputo che non era in realtà Giovanni Mucciaccia, il nostro conterraneo foggiano, a realizzare quelle opere, ma a crearle in realtà era Neil, il conduttore dell'omonimo programma britannico. Ebbene, queste creazioni venivano semplicemente create da lui, quindi lui era solo il presentatore, cioè, non so se sono stata chiara, Neil creava e Mucciaccia stava lì tutto pronto, tutto apparecchiato. Ma non sarà vero, sicuramente è una bufala, comunque è una notizia che per noi garganici e foggiani, come tu ben sai, Foggia la nostra provincia, sì, ci siamo rimasti un pochino male. Io sono certo che la notizia non è vera, infatti invitiamo il diretto interessato, cioè lui, Giovanni Mucciaccia, a voler smentire questa cosa qui che va girando. Quindi Giovanni, ti faccio un appello personalmente, vieni, contattaci, fai insomma in modo che venga appunto smentita questa notizia. Io quando l'ho saputo, credimi Michele, ho provato anche... È caduto un mito. No, ma credimi, ho provato a uccidermi con le forbici, ma purtroppo avevano la punta arrotondata, quindi Giovanni, mi è andata male. Va bene. Andiamo avanti, aspettiamo notizia. Una notizia un po' più seria, interessante per molti giovani che vogliono intraprendere la carriera universitaria, quindi vogliono studiare. Questa bella notizia giunge proprio da Lecce, infatti lunedì 24 a Lecce sarà proposta la laurea triennale in viticoltura ed enologia. Interessante per molti giovani garganici. Questa è tra l'altro una proposta che verrebbe attivata con il contributo dell'Università del Salento, dell'Università Aldo Moro di Bari e anche dell'Università di Foggia. Ma che meraviglia, questa sì che è una bella notizia, perché comunque è un corso di laurea completamente nuovo, innovativo, no? E sicuramente potrebbe creare delle figure professionali in un mondo del lavoro sempre più industrializzato e meno, dico io, propenso all'agricoltura. Quindi ben vengano queste figure su un territorio come il nostro che esporta vino in tutto il mondo e che ha nelle cantine di San Severo, nella Daunia, ma anche in tutta la Puglia, l'eccellenza e la qualità per poter davvero diventare i numeri uno. Benissimo, Michele. Andando avanti, anzi, a proposito di vino, adesso è arrivato il momento di colui che non ha bisogno appunto di ubriacarsi per fare quello che fa. Linea al nostro inviato Matteo Stastà. Mio caro popolo di Forza Italia, sono tornato più forte di prima. Sono tornato dall'intervento più energico. So che devo ancora farmi la barba, però avrò tempo. Ma volevo spiegare le ragioni del no di questo referendum. No, 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 dico no all'amore con il preservativo, perché fare l'amore con il preservativo è come farsi una doccia con gli stivali. E ricordate, Silvio Berlusconi è l'uomo del no, o meglio, dice solo sì alle minorenni. E viva la libertà, abbasso il comunismo! Bene, riprendiamo dopo questa autentica chicca. Ma come fa?
Secondo te qual è il suo segreto? Riesce a fare tutte le voci, tutte... È un po' il lavoro. È il lavoro che ti porta ad avere contatti con il mondo. Avere contatti con il mondo significa poi alla fine rapportarsi e quindi qualche volta anche cercare di imitare. Lui lo fa benissimo. È tremendo. E noi, chiaramente, la prossima edizione avremo la risposta del fronte opposto. Non vi diciamo chi sarà il personaggio, ma ci sarà la replica sicuramente. Bocche tappate. Andando avanti con il nostro notiziario, Michele, abbiamo una notizia molto molto carina, insomma, che fa onore a Foggia e provincia. Infatti ci sono stati due giovani foggiani, nello specifico Antonio Stasi e Antonio Baselice, spero di aver preso bene l'accento, o Baselice, che hanno fatto delle ricerche per capire il comportamento del consumatore all'interno di un qualsiasi supermercato durante, ad esempio, la fase di ricerca dell'olio d'oliva da uno scaffale all'altro, da acquistare ovviamente. Ebbene, sono stati proprio premiati in occasione della 23esima edizione del Emerald Literacy Network Awards for Excellence. Io ci avevo la professoressa Perez al liceo, e per l'eccezionale contributo alla ricerca ed edizione nel campo accademico. Quindi grazie, grazie, grazie ragazzi, continuate così, ce ne fossero di giovani come loro, vero Michele? E questa è la dimostrazione che anche noi del Sud possiamo avere una voce in capitolo in quel grande libro dei sogni chiamato Futuro. Evviva! Adesso è arrivato il momento, Michele, di mandare in onda un anteprima dell'intervista alla rappresentante d'istituto del liceo di Vico del Gargano, la signorina Elisa Damiani, che ringrazio per la disponibilità, perché oggi, Michele, c'è stata una manifestazione. Sì, ho saputo di questo movimento, non avevo idea, mia figlia mi ha raccontato qualcosa, però ecco, è bello anche sentire la voce degli studenti, la voce diretta, che è poi sempre la voce autentica. Sì, infatti, confermo. E oggi appunto i giovani in tutta Italia hanno manifestato contro la buona scuola, quindi vediamo un piccolo anticipo. Tutti siamo qui in compagnia della nostra Elisa Damiani. Elisa, noto un po' di confusione oggi, tu sei una studentessa del liceo classico. Io sono la rappresentante dell'istituto. Ah, abbiamo proprio la rappresentante dell'istituto, quindi abbiamo preso bene. Allora Elisa, spiegaci un attimino perché siete qui oggi, cioè... Ci siamo movimentati perché da un po' di tempo, dal maggio 2013, sono partite una serie di scioperi contro la legge di Renzi della buona scuola. Vi anticipo che il video integrale sarà in onda a brevissimo nella sezione Fuori Porta Notizia. Sempre Fuori Porta Interviste. Perdonatemi. Michele, siamo arrivati alla notizia della sonda, com'è quella storia lì? Ti sei documentato un pochino, che succede? Beh, in realtà ne hanno parlato tutti i giornali, sappiamo benissimo quello che è successo, questa sonda, questo lander che è precipitato su Marte da 2-4 chilometri, non si sa bene ancora di preciso. La cosa strana è che stamattina è venuto un signore qui da me e non so, ha portato questo, ha detto guarda, questo l'ho ritrovato vicino alle grotte di Cicco, e io sinceramente non ho idea di che cosa fosse. Di e che questo cosa... è il lander, ma non lo so che cos'è. Sì, è lui, no? Confermate anche voi, è stato ritrovato qui, quindi chiunque voglia insomma riappropriarsi del lander perduto non può far altro che citofonare. Vabbè, diciamo che è il lander. Qui dall'aureola. Vabbè. Questo diciamo che è il lander. Siamo arrivati all'ultima notizia di oggi, Michele. Sì. Per quanto riguarda le donazioni di sangue. Sappiamo benissimo che Vico del Gargano e il Gargano è praticamente uno dei territori dove il volontariato, il livello di prossimità è molto alto, e noi abbiamo a Vico del Gargano il gruppo Fratres che da anni si occupa di raccogliere sangue per i più bisognosi, per gli ospedali, un'associazione di volontariato, e domenica 23 ottobre dalle 8.30 alle 11.30 presso l'UDT, il nostro ospedaletto, ci sarà la giornata di donazione della Fratres. Chiaramente è inutile fare l'appello, ormai il vichese, il garganico è abituato a questo tipo di appuntamenti, noi non possiamo fare altro che ricordarvelo.
Benissimo, detto questo, Michele, possiamo congedarci anche quest'oggi dai nostri numerosi, spero, telespettatori? Sì. Io volevo solamente ringraziare anche Ferruccio Castronuovo, ascolterete dal vivo un'intervista fatta da Lucrezia di un vichese che parla il balenese. Ebbene, sì. È una cosa che ci ha veramente interessati o anche un po' sorpresi, quindi vi consiglio di ascoltare questa piccola intervista al nostro grande regista Ferruccio. Colgo l'occasione anche per ringraziare il nostro carissimo Nicola De Felice che ci aiuta e ci supporta nel montaggio di questo nostro TG. Noi martedì faremo l'ultima riunione, questo gruppo di Fuoriporta sta prendendo forma, sta nascendo e speriamo che da questa nuova esperienza possa venire fuori qualche cosa di utile per tutti quanti noi. Giovanni, ricordati che noi ti aspettiamo, fatti sentire. Alla prossima puntata, ciao a tutti. E non venite più con i lender. Basta, ciao. Sono partito per la Francia per andare su un'isola che sta sull'Atlantico. Il de Re. Non so perché si chiama così. A fare la parte di un vecchio marinaio che ama le balene, difende le balene e parla con le balene. Mi è toccato imparare il balenese, credo si chiami così, non so la lingua delle balene, che è una cosa molto strana perché sono dei gridi o dei suoni acuti. Molto tipo strani. Un esempio? Tradotto? Che mi sta facendo a fare questa cosa? Ah, okay. Questa è la traduzione di questo. Ma più o meno. Non lo so perché poi. Ho cercato il vocabolario ma non l'ho trovato, non si pare trova. Che ancora okay. Non si non trova c'è la traduzione. Il balenese non è.